Era un uomo di una semplicità, era buono, era pur nella sua rudezza molte volte, però dietro c'aveva questa sua bontà d'animo. Era protettivo lui con tutto, con noi perlomeno è sempre stato così, cioè non ci ha mai mandati allo sbaraglio, cioè sempre protetto, e per noi era veramente come un padre. È riuscito a riunirvi tutti insieme anche oggi l'ultimo giorno? E beh, a lui credo sarebbe piaciuto molto questo, insomma lui chiamava molto il gruppo, chiamava molto, e credo che sia stato uno dei principali artefici di quella vittoria straordinaria dell'82, proprio perché lui era riuscito a creare questo grande gruppo. Il ricordo più bello che le lascia però? Il ricordo più bello è della persona, non c'è dubbio, perché persone così ne nascono una ogni mille anni probabilmente, per quello che è riuscito a dare a tutti e a noi in particolare. Quanto gli devi? Forse con un altro allenatore non saresti arrivato a poter segnare quel 3-4 così, vero? Sicuramente sì, no, io gli devo tutto, da un punto di vista professionale veramente, forse solo un uomo come lui avrebbe ancora creduto nelle mie capacità, insomma avrebbe insistito come ha insistito. E poi fortunatamente è stato ripagato, ma insomma forse se non ci fosse stato uno come lui oggi non sarei qui a parlare con voi. Sì, avete visto i suoi ragazzi, eccetera. Ma ricordo più forte. Ma ricordo è un ricordo costante perché l'uomo c'era e quindi questo panorama sono cose che rimangono. Cosa c'era nel suo bacio affettuoso al Sarri a Bearzona? Affetto, stima e tutto. Che si può considerare uomo, e questa è una perdita importante per me, per tutti noi che l'abbiamo conosciuto bene e per tutti gli amici. Un ricordo invece più privato di quei giorni, di quei momenti? Il privato, il pubblico, il bacio dopo il Brasile, ecco che l'entusiasmo mi ha fatto saltare il pudore, ecco questo, lui ci è rimasto così in modo particolarmente colpito. Crescere, maturare, ma soprattutto come uomo, insomma, è giusto ricordarlo, vabbè, quello che ci ha dato sul lato tecnico lo sappiamo tutti, ma gli insegnamenti, i valori che ha trasmesso a questo gruppo, a me in modo particolare mi sono serviti per tutta la mia carriera e per la mia vita. E poi era un allenatore moderno, tra l'altro. Ma moderno sì, perché forse erano i primi allenatori che privilegiavano insomma il ruolo insomma di giocatore eclettico, no? Che poteva essere utilizzato in più ruoli, uno su tutti i tardelli, che era un giocatore eccezionale da questo punto di vista. Quindi era sempre molto attento a tutte queste situazioni, la capacità poi di formare un gruppo, di mettere insieme dei giocatori funzionali, cercare l'alchimia giusta di squadra, insomma questa è sempre stata la sua forza, poi di difendere il gruppo. È stato un uomo eccezionale da quel punto di vista. È stato non soltanto un allenatore, un selezionatore, ma per noi è stato un secondo papà. La sua forza era appunto fare il gruppo tra di voi? La sua forza era l'onestà di voler fare un lavoro fatto bene e dando sempre fiducia alle persone che lo circondavano e che gli volevano bene. Grazie mille.